scegliamo di accomodarvi, così abbiamo il giusto clima per iniziare. Con questo che è l'ultimo appuntamento della seconda edizione del Mese della Legalità, organizzato e voluto dall'amministrazione Formiana in collaborazione con le associazioni e con chiunque si occupi in qualche modo di legalità in questa città e in tutto il comprensorio. Un mese del quale già oggi possiamo cominciare a fare i bilanci, quindi possiamo sicuramente affermare che legandosi a questo che è l'elettrica proposta quest'anno tra il cinema e la legalità, ha riscosso un buon successo, soprattutto anche tra la popolazione più giovane, molto coinvolte le scuole, le quali hanno partecipato, gradendo molto gli appuntamenti, come momento di confronto, soprattutto con quegli interlocutori che alle volte sembrano tanto lontani, e poi invece sappiamo bene, come le istituzioni che sono anche qui presenti in sala stasera e che salutiamo, sono in realtà a loro disposizione. Disposizione di questi giorni che poi rappresentano il futuro e che saranno portatori di questi valori che il Mese della Legalità cerca di ricordare. Prima di andare avanti lascio la parola a Silvia, Santo Bartolomeo, per un saluto di questa serata conclusiva. Grazie, parlerò pochissimo, non ho neanche la voce per farlo, e per ringraziare i nostri ospiti, Cox, magistrato della direzione investigativa di mafia, del distretto di mafia, il dottor Di Fabrizio, che credo ci illustrerà anche un paio di video inerenti alla comunità di Cesena. C'è Olivier Cannavale che presenterà alcuni brillanti dell'osservatorio comunale per la legalità stabilito quest'anno, per un mese di lavoro, e diciamo sono molto molto soddisfatto di come in questo mese di marzo siamo state coinvolte centinaia e centinaia di persone di questo incontro. In particolare vorrei ringraziare le scuole, i loro dirigenti, stasera presente il presidente del liceo classico, del liceo linguistico di Formia, il professor Pasquale Giunta, perché è stata la presenza dei ragazzi che ci ha dato anche grande diciamo così, energia per continuare questo nostro lavoro. Ovviamente non posso dimenticare la Patrizia Milano, che è delegata comunale alla gestione di questi problemi, che è, devo dire, instancabile nel suo ruolo di mediatrice di questo importante e decisivo, complesso di problemi che noi dobbiamo affrontare. Ringrazio le forze che sono presenti, le forze di Stato, le finanze che rappresentano la tutela dell'ordine pubblico in questa città. La cosa personalmente voglio sottolineare un solo aspetto. Formia è stata, diciamo, fino alla fine degli anni 60, una realtà tranquilla, possiamo dire tranquilla, nel senso che i problemi della ricostruzione, il dopoguerra, tutto sommato centrato sulle energie e forze locali, un grande desiderio di ricostruire una città interamente distrutta dagli eventi bellici, una diciamo, forte autonomia della popolazione locale per determinare come si può scegliere. Tutte giuste, con tanti errori, ma voglio dire, nascevano dalle nostre volontà. Dall'inizio degli anni 70 abbiamo assistito invece a delle iniziali penetrazioni di forze che nulla hanno a che vedere con questo nessuno, che provengono da aree vicine e che hanno cominciato a inquinare il tessuto civile comunitario di questa città.
per tanti anni la risposta è stata noi non siamo interessati al fenomeno della camorra, ha prevalso cioè la linea siccome qui non si spara, siccome non ci sono morti, siccome non ci sono le azioni militari, cioè, non siamo interessati al problema. Questo è accaduto fino a qualche, oserei dire, qualche mese fa, non qualche anno fa, ma poco fa, 2 o 3 anni fa, in questa stessa sala, insomma, abbiamo assistito a fenomeni di disconoscimento del problema. Io invece mi fermo, ma lo riteniamo anche in questo momento tutti come amministrazione, che parlare di inquinamento di questo territorio sia un modo di sollevare l'allerta, di fare in modo che tutti i cittadini sappiano di che cosa stiamo parlando e senza scandalizzarci più di tanto, ma mettendo in atto le risposte concrete, è possibile innanzitutto sapendo che abbiamo alle spalle una legislatura che fa il dovere, non ha mai aspirato di intervenire quando è necessario, le forze dell'ordine che devono sempre più controllare tutto quello che accade. Io credo che noi possiamo noi stessi salvaguardare la qualità di questo nostro tessuto comunitario, questo è il punto che voglio sottolineare. Non delegare a nessuno questi aspetti, ci dobbiamo, diciamo così, innanzitutto noi non dobbiamo affrontare. Mario, state un po' fermo, possiamo fare un arresto temporaneo tra le forze che fanno, perché se l'arrestiamo sta guidando lui, lo lascio guidando anche noi, questo è il problema, se no questo non ci fa contare tutta la sera. Mario, hai fatto le foto? Sì, io credo che questo sia un punto fondamentale, poi sarà anche il responsabile, il portavoce, il osservatore, dire alcune cose. Noi abbiamo, volevo dire, i nostri ospiti accettano anche questa sfida, di avere nell'ambito della struttura amministrativa, nel nostro comune, ci sono delle persone che hanno la possibilità di accedere a tutti gli atti in modo, diciamo, totale. Ma questo non perché siamo convinti che possiamo commettere tanti errori, però sicuramente io credo di poter dire con molta forza che in questo momento questo comune è assolutamente scelto da qualsiasi possibilità di inquinamento della nostra vita amministrativa. Per fare questo però dobbiamo essere vigili, perché non è che dire, domani non possa accadere, può accadere se noi abbassiamo la guardia, non accade se. Secondo, mi pare che i fatti che sono accaduti in provincia di Latina in questi giorni, e mi riferisco alle note questioni del Tribunale fallimentare, non so se i nostri ospiti le conoscono, immagino un po' di sì, ci lasciano anche capire che il problema della legalità non si esaurisce con la lotta alla criminalità organizzata, ma ci sono, mi pare che voi li chiamate colletti bianchi, insomma, per dire quelli che girano con le camicie in ordine, puliti, no? Cambiati ogni mattina, mettiamola così, che evidentemente anche loro possono contribuire più o meno positivamente all'affermazione della legalità. E quello che abbiamo visto in questi giorni è veramente un fatto, diciamo così, disdicevole. Senza, è un'indagine in corso, non c'è da additare nessuno ancora come colpevole, però sicuramente i fatti sono impressionanti, anche perché alcune persone potenzialmente implicate sono state anche per anni amministratore nella precedente amministrazione, quindi vedere questo è un dato che ci deve preoccupare. Teniamo a dirvi questo e spero che questa serata fatta con ospiti importanti possa significare non solo una chiusura, diciamo così,
veramente adeguata a tutta questa iniziativa che abbiamo fatto in questo mese, ma sia anche, diciamo così, il segnale che noi lanciamo per il futuro. Volevo dire l'ultima cosa. Ieri sera noi abbiamo proiettato nella Scuola Nazionale di Teoria Leggera la prima puntata del film su Pietro Mennea. E io, mentre avveniva questo fatto importante per la nostra città, perché per Foggia è stata una grande produzione fatta sulla rete più importante, la IUMI, riflettevo su questo fatto. In questa nostra città avrebbe tanti elementi di possibilità a cui ispirarsi. Il miracolo Mennea è stato interamente costruito a Foggia e, diciamo, questa scuola, questo, diciamo, questa forza che deriva anche da una storia così importante, noi non dobbiamo permettere che venga inquinata da quanto fa. Questo è il punto sul quale noi dobbiamo essere, come dire, anche fortemente identitari. Dobbiamo essere più forti di loro, dobbiamo farlo capire che in questa città non c'è spazio per nessuna operazione, diciamo così, negativa, per nessuna operazione che metta in discussione questo. Cioè, siamo stati e siamo la città dello sport più bello a livello nazionale e internazionale, e non possiamo scendere a livelli ai quali qualcuno interessa, diciamo, è interessato a portarci. Questo è l'augurio che faccio. Grazie a tutti, grazie soprattutto ai tanti studenti presenti, che in questo pomeriggio sono presenti nonostante, quando vengono la mattina si dice che sbagliano le lezioni, quando vengono di pomeriggio sono interessati e sono tanti, li vedete tutti quanti insieme ad ascoltare questa serata. Grazie. Thank you.